Facciamoci il segno della croce, nel nome del Padre, del Figlio, dello Spirito Santo. Amen. Non lo sai fare il segno della croce? A questo mi dà. Padre, Figlio, Spirito Santo. Amen. Allora, ascoltate un pochino quello che Dio ci vuole dire oggi. Dio disse: ci siano luci nel firmamento del cielo per distinguere il giorno dalla notte. Servono da segni per le stagioni, per i giorni e per gli anni, e servono da luci nel firmamento del cielo per illuminare la terra. E così avvenne. Dio fece le due luci grandi, la luce maggiore per regolare il giorno e la luce minore per regolare la notte e le stelle. Dio le pose nel firmamento del cielo per illuminare la terra e per regolare giorno e notte e per separare la luce dalle tenebre. Dio vide che era cosa buona, e fu sera e fu mattina, quarto giorno. Dio disse: le acque brulichino di esseri viventi, e uccelli volino sopra la terra, davanti al firmamento del cielo. Dio creò i grandi mostri marini e tutti gli esseri viventi che guizzano e brulicano nelle acque, secondo la loro specie, e tutti gli uccelli alati, secondo la loro specie. E Dio vide che era cosa buona. Dio li benedisse: siate fecondi e moltiplicatevi e riempite le acque dei mari, gli uccelli si moltiplicano sulla terra. E fu sera e fu mattina, quinto giorno. Parola di Dio. Allora bambini, vediamo un pochino chi è stato più attento, non vi dimenticate quella promessa che vi facemmo all'inizio. Chi vuole stare con Gesù, alzi la mano. Allora vediamo un pochino chi è stato attento. Dio, in questo passo della Genesi, che poi è il primo libro della Bibbia, che cosa sta creando? Sta creando. Allora, vi do alcuni esempi, va bene? Adesso è giorno o è notte? Siete sicuri? Per qualcuno è notte perché sta dormendo. È giorno allora? E noi, grazie a che cosa riusciamo a vedere? Grazie alla... grazie alla luce, grazie al sole. Quindi Dio crea il sole. Il sole che cos'è? È una sé che illumina i nostri giorni. E me, la notte è luminosa, non c'è buio. Però c'è un'altra stella nel cielo, un astro, ecco. Come si chiama? La luna. Quindi la luna ci fa luce nella notte, perché è illuminata dal sole, va bene? Sapete che la luna è un pezzo di pietra che sta nel cielo, non vive di luce propria, il sole sì, ma la luna brilla, sapete perché? Perché anche se noi non lo vediamo, i raggi del sole la illuminano, ok? Quindi di giorno ci illumina il sole, di notte la luna, quindi Dio crea il sole e la luna, la luce del giorno e la luce della notte. Poi dice: nel mare, il mare si riempia di pesciolini e di esseri viventi, così come anche il cielo. Nel cielo cosa volano? Gli uccelli, quindi Dio crea gli uccelli. Nel mare cosa nuotano? Quindi Dio crea nel quarto e nel quinto giorno il sole, la luna, gli uccelli e i pesci del mare. Ulimuno, chi è Ulimuno? Ulimuno e Sharon. Va bene? Ok? E allora facciamo insieme un gloria al Padre per rendere grazie a Dio per il dono più bello della creazione. Chi è il dono più bello della creazione? Siamo noi. Sicuri? Sì. C'è una canzone che dice: il più grande spettacolo dopo il Big Bang siamo noi, ma io dico: il più grande spettacolo prima del Big Bang siamo noi, cioè prima che le cose fossero, noi siamo stati messi nella mano del Signore, perché noi siamo la cosa più bella che Dio ha mai potuto pensare vivente su questa terra, ok? E allora noi dobbiamo sempre di più riconoscerci amati, voluti bene, è un capolavoro davanti a Gesù, ok? Chi dice che questa umanità è cattiva, chi dice che questo... non li credete!
Perché se l'umanità è cattiva è perché ci sono persone che non sono capaci di riconoscere la bellezza che è dentro di loro. E noi siamo belli o siamo bellissimi? Bellissimi. Sicuri? Sì. La bellezza è nei nostri occhi, e quando noi guardiamo un nostro amico, un nostro fratello, e gli diciamo se è bello, significa che la bellezza la teniamo prima noi dentro e poi siamo capaci di riconoscerla negli altri. Se io non sono capace di riconoscerla negli altri, significa che forse dentro di me non c'è proprio tanta bellezza, ma c'è qualche zona di ombra che deve essere buttata via, va bene? E allora insieme facciamo il gloria al Padre. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo. Sì, certamente. Va benissimo. Ok. E allora, visto che adesso ci troviamo al confine del nostro paese, vedete? La Madonnina segna il confine, cioè la separazione tra Casandrino, cioè te segni la fine di Casandrino e l'inizio di Grumonevano, vedete c'è il cartello, ok? E la Madonnina è stata posta qua a benedire, a custodire e a sorvegliare il paese nostro di Casandrino, per questo guarda verso di là, vedete? È una vedetta, è sorveglia, la Madonna sta qua e sorveglia su di noi per proteggerci, perché ci ama, ci vuole bene, è la nostra padrona, perché Casandrino è un paese del tutto consacrato alla Beata Vergine Maria, alla Mamma Celeste, alla Mamma Santissima. E allora per Maria adesso facciamo Padre Nostro e recitiamo insieme 10 Ave Maria, affidando in questa preghiera, in queste Ave Maria, noi, il nostro paese, ricordiamo le nostre famiglie e in particolar modo anche gli ammalati, le persone che non possono uscire fuori dalle case, li affidiamo tutti quanti alla Beata Vergine Maria.